fatto. Qui c'è una squadra compatta, unita, che vuole essere libera. Libera di amministrare questa città senza nessun vincolo partitico, senza nessun vincolo particolare di interesse di alcuno. Condividete per favore. Ieri stavo in Veneto, oggi in Puglia c'è tanta gente. Coraggio, coraggio. Dateci la vostra. Grazie. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti e grazie. Grazie di cuore per essere qui in tantissimi. Grazie agli scettici che sono un po' più lontani, grazie ai signori lassù sul terrazzo con il binocolo, guarda che l'ho vista, non si vergogna, mica per TP. E grazie davvero di cuore, stiamo crescendo tanto, noi siamo sempre in piazza, a prescindere dalle elezioni, siamo sempre in piazza, sono 4 anni che non abbiamo mai mollato, si vota, non si vota, siamo sempre in piazza. Grazie anche ai poliziotti, 4 o 5 poliziotti, grazie a Dio. Ci sono e grazie per il lavoro che fanno, però l'immagine di un paese normale, qua c'è un senatore, deputati, sindaci, consiglieri regionali, e ci sono 5 poliziotti che giustamente vengono qui a controllare, ma non è che ci sono orde di scorte, militari, pensate qua se fosse venuta la posta. Altro che barrini. Cioè, ci sarebbero stati i cecchini in cima alla torre, al posto della signora col binocolo, sì, qualcuno con un bazooka per controllare tutto quanto. E scorte su scorte, ma io ve lo dico non per difendere la Boschi dai cittadini, ma i cittadini della Boschi. Attenzione, questa è l'immagine di un paese normale. I poliziotti che conoscono bene purtroppo anche coloro ai quali no, devono fare il saluto, perché pensate che alla Camera dei Deputati i poliziotti e i carabinieri sono costretti a mettersi sulla tempia anche quando entra alla Camera l'autista del fondatore della nuova Camorra organizzata, che si chiama Luigi Cesaro, ho detto Gigina Polpetta, ed è l'autista di Raffaele Cutolo, il fondatore della nuova Camorra organizzata. I poliziotti e i carabinieri sono costretti a mettersi sulla tempia. Comunque i poliziotti che li conoscono bene, molti, io sostengo che quando 5 Stelle scende in piazza appunto i poliziotti stanno giù in fondo, sia perché la piazza è molto tranquilla, perché i ladri sono altrove, sia perché in fondo, ecco anche le campane, grazie, in fondo possono applaudire senza farsi vedere. Io sono convinto di questo. Pensate che a Palazzo Chigi, dove appunto c'è il Presidente del Consiglio, c'è sempre la guardia, ci sono dei poliziotti elegantissimi, con delle mantelle elegantissime, stanno lì e devono chiaramente stare lì immobili. Spesso noi passiamo lì davanti, perché un tempo avevamo gli uffici in piazza San Silvestro dall'altra parte, cioè Palazzo Chigi, quindi per passare dalla Camera ai nostri uffici si passava di fronte a Palazzo Chigi, c'erano i poliziotti immobili così con queste mantelle elegantissime, splendidi, che ci chiamavano, non si poteva muovere, noi ci giravamo, continuate così, proprio perché li conoscono. Se non volete votare Movimento 5 Stelle, non lo votate. Non c'è nessun problema, noi siamo questo, tutto quel che abbiamo detto che avremmo fatto poi abbiamo fatto, mandiamo via le volte delle persone, sono intransigenti, troppo duri, assolutamente sì, perché i partiti politici si sono guastati quando per raccimolare voti hanno imbarcato di tutto. E immaginate voi oggi con il 5 Stelle che è la prima forza politica del paese, pensate quanti politicanti, trombati, professionisti della politica cercano di salire sul carro del Movimento 5 Stelle. Noi per ragioni elettorali ci dobbiamo imbarcare questa gente, secondo voi? Per quello siamo intransigenti, perché in politica l'intransigenza è un valore, è un valore. Non vi piace il 5 Stelle, legittimo, ci sono gli altri partiti, però poi nessuno è più autorizzato a lamentarsi la mattina di quello che non va. Basta! Non si sopportano più le lamentele. Io non ce l'ho con voi, ma gli italiani pure hanno le loro responsabilità. C'hanno le loro responsabilità coloro che votano un amico o un parente perché è un amico o un parente. Qua quante liste ci stanno? Ci saranno, non lo so, più candidati che elettori qui a Bitonto. Immagino, non lo so, perché il voto di scambio è un cancro a Bitonto, un cancro a Roma, un cancro in Nord Italia. Il voto di scambio è un cancro. Ed è per quello che non vogliono approvare il reddito di cittadinanza, no? Perché non ci sono i soldi ci sono. Hanno trovato 20 miliardi di euro a debito in 24 ore per salvare le banche e per contrastare la povertà ci dicono che non ci sono i soldi.
non vogliono il reddito di cittadinanza, perché se i cittadini avessero un reddito di dignità, magari molti di loro non si venderebbero il voto al politico di turno. Questo è un cancro dell'Italia. Io lo dico agli abitanti di Bitonto in maniera leale: se c'è un amico o un parente che vi chiede il voto e che magari fa parte di uno di quei partiti che hanno massacrato la Puglia, hanno massacrato questa città, hanno massacrato l'Italia, voi dovete assumervi una responsabilità, perché con gli amici e con i parenti ci si passa le feste assieme, si va male, si mangiano le orecchiette con le cime di rapa, ma se un amico o un parente si candida con un partito responsabile dei disastri, non lo si vota, lo si manda a fanculo, così ci si comporta. È così. Voi siete tanti oggi in piazza, tantissimi, e vi domanderete: ma perché io mi devo fidare a queste persone? Perché? È vero, siamo inesperti, sì, io però voglio soltanto ricordarvi quel che hanno fatto gli esperti negli ultimi mesi. Gli esperti hanno massacrato ancora una volta l'Italia, lì c'erano lavoratrici di Alitalia, non è colpa dei lavoratori Alitalia, perché ci sono imprese come Lufthansa, come Air France, che hanno molti più dipendenti appunto di Alitalia, e sono paesi splendidi, la Francia e la Germania, ma esiste un paese più bello al mondo dell'Italia. Ci dovrebbero essere aerei internazionali che collegano l'aeroporto di Brindisi, l'aeroporto di Bari, qui c'è Castel del Monte, c'è Alberobello, c'è il Gargano, c'è uno dei mari più belli del mondo, c'è forse la migliore aerogastronomia d'Italia. E vi ringrazio per queste tangenti che ogni volta mi date. Io ogni volta vengo in Puglia, rimedio olio, mandorli di turritto, poi la marmellata di mele cotogne, tutto quanto, e addirittura un vestitino. Grazie di cuore, grazie di cuore. Il corredino me lo state facendo tutti quanti voi. Queste tangenti alla gastronomica, noi queste le prendiamo sempre, grazie, ma guardate, questo è l'esempio di, evidentemente stiamo facendo il nostro lavoro, entriamo senza scorte, senza mai bisogno di alcuna protezione. Guardate questa piazza, se non vi sembra una piazza normale. Ora, vi dicevo, perché vi dovreste fidare del 5 Stelle? Chi vi garantisce che un domani qualcuno di noi, una volta al governo, qualora dovessimo andare al governo sperando che ci faranno votare prima o poi in questo paese, non si trasformerà come politicanti professionisti? Nessuno ve lo garantisce. E neanche vi dico di fidarvi, non vi fidate neppure di me. Tuttavia abbiamo delle regole interne che riducono la possibilità di contaminazione. Se noi candidiamo soltanto incensurati, è più improbabile che qualcuno di noi possa commettere un illecito. È escluso? No, non è escluso, ma è molto più improbabile. Se i partiti politici continuano a candidare gente come Azzollini, è molto più probabile che possano fare evidentemente degli atti impuri, diciamo degli atti illeciti, evidentemente. Allora, il tema principale, io lo dico sempre, il tema del finanziamento. Il Movimento 5 Stelle, finanziandosi come si finanzia, non ha padroni, veramente, non abbiamo le mani legate, perché non c'è nessun grande lobbista che ci ha dato quattrini che ci finanzia la campagna elettorale e poi ci chiede qualcosa in cambio. Nel 2006 Riva dell'Ilva finanziò contemporaneamente Berlusconi e Bersani. A Bersani gli diede 98.000 euro, a Berlusconi 240.000 euro per Forza Italia. Finanziamento lecito, ma qual era la logica di Riva dell'Ilva? Io finanzio tutti i partiti politici, poi così chi vincerà, vincerà, non mi interessa, ma poi gli restituiranno il favore. E infatti negli ultimi anni sono stati approvati tanti decreti salva IVA, ma nessun decreto salva cittadini di Taranto. E voi lo sapete come vivono nel quartiere Tamburi i cittadini di Taranto, che si ammalano di tumore più che del resto d'Italia, bombardati dall'IVA da una parte, dalle raffinerie dall'altra, e dai cementifici avanti. Capite perché fanno le leggi in favore dei loro finanziatori? Perché per loro la politica è una professione, per noi no. Io non starò in Parlamento tutta la vita. Anche perché credetemi, se non ci fossero le piazze il sabato, la domenica o il primo maggio, per me è stancante. Io ero in Veneto, sono tornato con un treno di notte, mi sono rialzato molto presto, poi i sacrifici che mi fanno il mio operato in Libia, per l'amor di Dio. Però è pure stancante, perché non ci siamo fermati mai. Ma io, se non avessi le piazze il sabato e la domenica, io non resisterei in quella vasca di squali dove tutto è corruzione mentale soprattutto, perché prima della corruzione del portafoglio, la corruzione parte qui. Quando i politici si staccano dalla realtà, iniziano a pensare esclusivamente a correnti, controcorrenti, poltrone contro poltrone, già si sono evidentemente, scusate il termine, fottuti, e non risolveranno mai un problema dei cittadini. Il dramma di quel palazzo è il distacco dalla realtà, ed è per quello che siamo sempre in piazza, sempre in piazza. Dicono: voi siete quelli di internet. Certo, grazie a un cellulare stiamo facendo una diretta a costo zero Facebook, migliaia di cittadini si vedranno queste, ascolteranno queste parole, il nostro programma, e valuteranno, ma siamo sempre in piazza, ci trovate sempre in piazza, anche dopo che si è votato. Questa è la nostra forza, ripeto.
rimanere ancorati alla realtà. Per quello ci tagliamo gli stipendi, non soltanto per sostenere la piccola e media impresa, ma perché se tu vivi una vita un po' più sobria dei politicanti che guadagnano 13.000 euro al mese, probabilmente non perderai di vista quelle che sono le reali esigenze dei cittadini. È tutto lì, e soprattutto la libertà di avere microfinanziamenti, perché se ci finanziamo con microdonazioni, vendendo una tazza, con una, non lo so, con una cena in pizzeria, evidentemente noi dovremmo rispondere soltanto ad un lobbista, in questo caso il popolo di Bitonto. È questa la logica del movimento, e vi chiedo di farne parte. Non è facile far parte del Movimento 5 Stelle, si litiga in casa, io lo so, molti di voi litigheranno in casa con coloro che magari sono convinti della giustezza delle loro azioni, dicono io sono di sinistra quindi voto sempre il PD, forse Berlinguer si sta rivoltando nella tomba, oppure gente dice io sono di destra quindi voto Berlusconi, anche se Berlusconi ad aver creato in questo paese Equitalia che massacra tanti piccoli e medi imprenditori, artigiani. Non si può ragionare per partito preso, non lo fate neanche con il movimento. Vinceremo a Bitonto? Non lo so, se dovessimo vincere o non dovessimo realizzare il programma, non votate più il Movimento 5 Stelle, questa è la democrazia. Però io non vi chiedo un voto, vi chiedo di far parte di questo movimento, di controinformarvi, di spegnere la televisione, soprattutto quando c'è il TG1 che è diretto da Orfeo, che è un uomo che proviene dai giornali di Caltagirone, e Caltagirone ci detesta perché non gli abbiamo fatto fare le Olimpiadi a Caltagirone, per questo ci detestano. E il sistema mediatico ce l'ha con noi, perché con il Movimento 5 Stelle al governo nessun denaro dei cittadini finirà nei giornali, Mediaset pagherà le tasse e dalla RAI caccerà i partiti politici. Per questo ci fanno la guerra, per questo ci fanno la guerra. Ma quando ci fanno la guerra, io capisco che siamo sulla strada giusta. A costoro gli hanno bocciato tutto, agli esperti. Hanno fatto una riforma sulle banche popolari e gliel'ha bocciata il Consiglio di Stato. Hanno fatto la legge elettorale dopo il porcellum incostituzionale, sono riusciti a fare un'altra legge elettorale incostituzionale. La riforma Madia sulla pubblica amministrazione gliel'ha bocciata la Corte Costituzionale. Oggi si parla di manovrina, aumenteranno l'IVA, le clausole di salvaguardia. Che è la manovrina? La manovrina è perché questa Europa, che è totalmente da riformare del tutto, ci chiede evidentemente delle correzioni, perché a Renzi gli hanno bocciato parte della finanziaria, l'ha utilizzata per comprarsi il voto, quindi per il referendum, senza riuscirci, e oggi occorre fare la manovrina. Questi sono gli esperti. Io non ho mai votato una legge incostituzionale, non l'ho mai votata. Valutate quello che noi votiamo in Parlamento, non vi fidate neanche troppo, ripeto, del sistema mediatico. A costoro gli hanno bocciato tutto, però se noi sbagliamo un congiuntivo apri di cielo, sembra la cosa più importante del mondo. Noi avremo sì ogni tanto avuto qualche problema con un congiuntivo, loro ce l'hanno ogni giorno con la condizionale, questa è la differenza. Scegliete da che parte stare, io non vi chiedo il voto, preferisco un cittadino di Bitonto che ci dà una mano a chiudere una discarica, a portare avanti un progetto, a sostenere dei piccoli imprenditori, qui dei giovani, perché fu questo, cioè il sud si sta svuotando di giovani, al nord non si fanno più figli e il paese si invecchia, e al sud si sta svuotando di giovani, ogni anno scappano 120.000 persone. Per quello dall'Italia, per quello serve anche il reddito di cittadinanza, che non è una manovra assistenzialista, ma una manovra economica che rimette in circolo l'economia, perché se c'è qui un pensionato minimo che prende 440 euro al mese e passa quantomeno a 780 euro, che è la soglia, diciamo, minima al di sotto della quale secondo l'Istat si vive in povertà, magari quei soldi in più li spende qui a Bitonto, li spende in un negozio, li spende in un bar, li spende una sera in una pizzeria, e si rimette in circolo l'economia. Ma vi rendete conto che davvero i soldi ci sono? È il reddito che ti permette di stare dentro ai margini della società. Il reddito deve essere considerato un diritto umano, come la sanità pubblica, i trasporti pubblici, l'acqua pubblica, per i problemi enormi idrici qui. Ma la responsabilità è anche, scusate, i cittadini pugliesi. Anche, perché è assurdo fottersene della politica, perché la politica è bella, ce l'hanno rovinata questi politicanti per professione, sempre gli stessi. Ma se non ci dedichiamo alla politica, che è la più bella attività che un essere umano possa fare, la politica si dedicherà sempre a noi. Sempre. Non possiamo consentirgli sempre di calpestare i nostri diritti regolarmente, dipende da noi. Lo continuo in grado di tirare sulla testa, di essere sovrano, di rivendicare diritti e giustizia. I diritti non ci li regala nessuno, eppure non siamo salvatori della patria. Noi da soli lì non ce la facciamo. Se dovessimo andare al governo, i primi mesi saranno durissimi. Perché? Perché aggrediremo delle sacche di potere. Loro non hanno visto che noi, in assenza, senza una legge, ci siamo tagliati gli stipendi e abbiamo rinunciato al finanziamento pubblico ai partiti. E sanno che nessuno di noi prende il vitalizio, e quindi sanno che qualora dovessimo avere la maggioranza, i vitalizi, tra l'altro forma retroattiva, gliela aboliamo in 48 ore, e hanno la paura fattuta.
hanno paura, e per quello coloro che hanno paura proveranno appunto a spaventare i cittadini. Renzi vi parlerà di scie cliniche, che noi non crediamo alla luna, che siamo contro i vaccini. Tutta la campagna elettorale sarà fatta per spaventare i cittadini e gli inesperti e a destra e a sinistra. Già ve lo dico, scegliete voi da che parte state, scegliete voi da che parte state. Io vi chiedo una mano, non vi chiedo il voto. Un politico tradizionale, l'avete sentito, in 30 anni viene qua, promette qualcosa in cambio, magari qui esiste pure l'asfalto elettorale, no? Cioè io ti faccio quell'opera, ti sistemo con la rotatoria 2 settimane prima delle elezioni, così ti ricordi. Questo no, questa è una Repubblica fondata sul bonus, sulle mancette e sull'asfalto elettorale. Noi non vi promettiamo questo, vi chiediamo una mano. Votare 5 Stelle e poi incrociare le braccia e dire vediamo Dino che fa, piuttosto non ci votare, perché noi non ce la faremo senza un supporto popolare e soprattutto senza il controllo, perché la qualità dei cittadini che entrano nelle istituzioni elette appunto dal popolo italiano migliora appunto in base a quanto il popolo italiano è capace di fare pressione, perché siamo tutti dipendenti del popolo italiano, e più il popolo italiano ci tratta appunto, capisce che è il datore di lavoro dei politici eletti e fa pressione, controlla, pretende quel che è stato promesso, e più evidentemente riusciremo a realizzare i nostri programmi. Abbiamo un potere enorme, dipende tutto da noi. Ultima cosa, non vi fidate del Partito Democratico Buono. Qua c'è Emiliano, no? Occhio. State attenti, perché il giochetto che fanno è come nei film americani, il poliziotto buono e il poliziotto cattivo. Grazie. Poliziotto buono e il poliziotto cattivo. È così. Dobbiamo rivoluzionare tutto. Moderati si muore in questo paese, noi siamo non violenti, non c'è mai stato un incidente in una piazza del 5 Stelle, ci sono tanti bambini, anziani, guardate che belle facce, che belle persone, ma moderati no, noi non siamo moderati. Io ho avuto 84 giorni di espulsione dalla Camera dei Deputati, sono il parlamentare più espulso della storia della Repubblica Italiana e ne vado fiero e orgoglioso. Perché mi hanno espulso gli stessi che hanno salvato il condannato Minzolini, gli stessi che hanno salvato il condannato mi hanno espulso a me. Moderati, si muore. Non possiamo essere moderati in questo paese, ci stanno togliendo tutto, dobbiamo imparare. No, è bellissimo. No alla Bolkestein, hanno ragione. No al Tappa, hanno ragione, perché non credete che si pagherà meno il gas. È una balla colossale. Dire no è importante in questo paese, dove il popolo italiano gli ha detto troppi sì a questa classe politica. Dire no è importante, a loro sono quelli del no. Sì, siamo quelli del no, siamo quelli del no. Diciamo no a una legge sul conflitto di interessi vergognosa, abbiamo detto no a una riforma costituzionale che toglieva al popolo italiano soltanto il diritto al voto. Ma siamo anche quelli del sì, sia una vera legge anticorruzione, non la buffonata che hanno fatto con Verdini, sia il reddito di cittadinanza, sia la piccola e media impresa, sia gli artigiani che non possono essere colpiti con una tassazione vergognosa. Sia una vera legge sul conflitto di interessi, sia di una politica ambientale, sia una politica legata al turismo, che qua ci devono venire 60 milioni di turisti all'anno, che è una delle regioni più belle del mondo, la Puglia, e non lo dico per piaceria, perché è la verità. Ma per fare tutto questo noi dobbiamo avere le mani libere, per quello non governeremo mai, non faremo mai alleanze. Io, qualora 5 Stelle, ma non succederà mai, dovesse fare alleanze da destra a sinistra con i partiti responsabili del disastro dell'Italia, io mi dimetterei all'istante. Io non sono entrato lì dentro per fare compromessi, perché in questo paese il compromesso è mafia, il compromesso è mafia in questo paese. Io sono andato lì dentro per combattere per le dentro, e credo avere l'onore, più che onorevole mi sento onorato di chiamare la parola quando entra la Boldrini. Chiamo sempre la parola lesbianca regolarmente. Sono onorato di poter battagliare insieme a questi colleghi pugliesi, dei quali dovete andarne fieri, e sono davvero onorato di comportarmi come mi sto comportando per un tempo determinato. Poi tornerò alla mia vita, perché ripeto, non voglio né posso stare tutta la vita in Parlamento, anche perché quest'altra regola di 2 mandati e poi a casa garantisce libertà in un certo senso. Se io so che non potrò stare tutta la vita in Parlamento, ma che dovrò tornare nel mondo reale, che non è Montecitorio, il Senato della Repubblica, è nel mio stesso interesse migliorare quel mondo reale, proprio perché sarò costretto a farvi ritorno. Queste regole vi garantiscono la diversità del movimento e un minor rischio di contaminazione in quel palazzo. E guardate che ci saremmo potuti contaminare. Avremmo potuto fare all'inizio accordi col Partito Democratico, non avremmo subito gli attacchi che abbiamo subito.
ci saremmo potuti comportare in maniera diversa, io sarei potuto passare al gruppo misto. Il gruppo misto è il terzo gruppo parlamentare in ordine numerico alla Camera. Prima è il PD, anche se il PD ha preso meno voti del 5 Stelle, ma sono il doppio in virtù di un premio di maggioranza illegale in costituzionale del Porcellum. Poi c'è il 5 Stelle e poi c'è il gruppo misto. Ma che qualcuno di voi ha votato il gruppo misto? No, eppure si beccano finanziamenti e guadagnano 12.000 euro al mese. Se io fossi passato al gruppo misto, tranquillo, sabato e domenica per estate, qualche spa, tranquillo, mi godevo i soldi, non avevo gli attacchi quotidiani dei giornali che ci descrivono un giorno come fascisti, l'altro giorno come comunisti. Siamo di destra perché vogliamo abolire l'Italia, però siamo di sinistra per costoro perché vogliamo reddito di cittadinanza. Torniamo ad essere di destra perché gli vogliamo togliere i soldi ai partiti, i soldi ai giornali. Siamo di sinistra perché vogliamo l'acqua pubblica. Torniamo ad essere di destra perché vogliamo abolire le sanzioni alla Russia che hanno colpito molte imprese agroalimentari, anche qui pugliesi. Torniamo ad essere, non lo so, di sinistra appunto perché vogliamo trasporti pubblici e vogliamo una tassazione equa all'università, perché tanti giovani smettono di studiare perché non hanno i soldi per andare all'università. Soltanto quando ci tagliamo gli stipendi e non prendiamo un euro di rimborso elettorale non ci dicono se siamo di destra o di sinistra, perché siamo gli unici ad averlo fatto nella storia della Repubblica Italiana. Questi sono i fatti, scegliete voi da che parte stare. Io ripeto, non vi chiedo il voto, vi chiedo di sostenere il movimento. Far parte del movimento è dura, si perdono anche degli amici, lo so, tanti attivisti lo sanno, però se ne acquisiscono di noi e probabilmente i nuovi sono migliori di voi, probabilmente. Far parte del movimento significa controinformarsi, significa dedicare un paio d'ore al giorno alla controinformazione, a leggere magari articoli di un giornalista serio, non magari di giornali che appartengono a Confindustria o a Berlusconi o a De Benedetti, che è la tessera numero uno del Partito Democratico, o a Caltagirone, che è un costruttore che ha interessi pure nell'acqua privata. Questo significa far parte del Movimento 5 Stelle, è un impegno che va molto oltre il voto, molto oltre, ripeto, un politico tradizionale viene in piazza e vi dice votateci, vi promettiamo che noi vi diciamo o ci sostenete o non ce la facciamo, perché è una vasca di squali, perché il sistema è incancrenito, perché la finanza ha occupato le istituzioni, perché trovano sempre i soldi per la grande finanza e mai i soldi appunto per gli ultimi degli ultimi in questo paese. Essere del movimento significa impegnarvi, scegliete voi da che parte stare, ma sappiate che chi fa parte di questa meravigliosa avventura poi si guarda allo specchio davvero con orgoglio e cammina a testa alta. Buon primo omaggio a tutti, è la festa dei lavoratori, è la festa del lavoro che è stato anche massacrato dai sindacati. I sindacati sono responsabili dei disastri in Italia. Gli ultimi due segretari generali della CGIL sono diventati parlamentari del Partito Democratico. I sindacati sono responsabili in Alitalia. Riprendiamocelo noi questo futuro, dipende tutto da noi. E veramente senza reddito di cittadinanza non ce la faremo. I cittadini non possono vivere al di sotto della soglia di povertà, i pensionati non possono prendere 400 euro al mese, e i cinquantenni e i sessantenni che perdono lavoro in questo paese, ma cosa fanno? Il reddito di cittadinanza serve appunto a rimetterli in un circuito virtuoso. Io ti do un reddito e ti permetto di campare un minimo con dignità, tu però sei costretto a lavorare magari alcune ore per il tuo comune e a formarti magari per un nuovo mestiere. Io centro per l'impiego ti offro tre mestieri, se tu li rifiuti perdi il sussidio, per l'amore di Dio, ma intanto ho ricreato un circuito virtuoso. Potrebbe essere abolita, non è dignitoso. Buon primo maggio a tutti e grazie di cuore, in bocca al lupo. Grazie, grazie. Grazie Alessandro. Grazie mille, grazie, grazie a tutti. Io ci tenevo tantissimo a presentarvi la squadra che è partiti in altre coalizioni. Avrete l'opportunità di conoscere in Salento tra poco. Nome e cognome, perché, come ha già detto anche Alessandro,